Allora, Anna Maria Bianchi, di Caltebrego. Grazie per l'invito e buonasera a tutti. Non so se tutti conoscete Carta in Regola, probabilmente no. È un'associazione di Roma che si occupa di trasparenza, partecipazione dei cittadini e quindi anche di ambiente, di urbanistica, di sociale. Lavoriamo soprattutto sulle regole su Roma, ma non solo. Infatti potrei parlare di tante cose che riguardano anche la città metropolitana. Mi rilascio a quello che diceva prima De Magistris sugli eventi speciali e poteri speciali. Forse saprete che il sindaco Gualtieri è stato nominato commissario straordinario per il Giubileo 2025 con poteri speciali su tutta una serie di interventi introdotti da un DPCM dell'8 giugno, cioè che confermano in parte anche altri precedenti. Tra cui voglio faccio solo alcune citazioni: un nuovo porto turistico a Fiumicino che si accanto a un altro già previsto, era previsto già anche questo, adesso è stato rilevato dalla Royal Caribbean e nei poteri speciali è stato introdotto di renderlo un porto per grandi navi con un dragaggio, siccome non c'è il pescaggio sufficiente, di 12 metri di profondità, per far arrivare queste navi di 12 piani, quanti sono, e porteranno fiumi di turisti che alimenteranno questi fenomeni dell'iperturismo, della congestione, dell'inquinamento, eccetera. E questo sarà portato avanti con i poteri speciali che sono stati conferiti, che possono derogare alle normative, a praticamente quasi tutte le leggi, tranne quelle, che riguardano, la mafia, le normative europee e i beni culturali. Però io invece vorrei fare un esempio, perché secondo me è anche importante portare degli esempi concreti che riguardano questa amministrazione. Non leggerò, ma mi sono fatto un promemoria per essere più rapida. E voglio parlare dello stadio di Pietralata. In realtà lo stadio è su un'area a ridosso di una stazione, ci passa una metro, quindi tutti potrebbero pensare che è una delle soluzioni più sensate del mondo. In realtà non è esattamente così, nel senso che noi non ci siamo opposti come Carta in Regola, ma abbiamo evidenziato una contraddizione gigantesca che riguarda proprio l'ambiente, ma che riguarda soprattutto un doppio binario che hanno molte amministrazioni, e questa ce l'ha confermato in questa e in altre vicende. Il doppio binario di fare i convegni, i rendering, gli annunci, le conferenze, eccetera, eccetera, e dall'altra quello di invece nelle scelte quotidiane continuare imperterriti diciamo nel sol, quello che diceva prima Enzo Scandurra, che mi sta un po' interrompendo, mi distrae. Comunque, di queste scelte è stata approvata il 9 maggio la delibera da parte dell'Assemblea Capitolina, diciamo, sancisce quello che è il progetto dello stadio della Roma, del progetto di fattibilità presentato dalla Roma, il quale spaccia per verde pubblico. Scusate, però veramente non riesco. No, è difficile. Praticamente prima c'era un piano particolareggiato ancora vigente, perché un piano regolatore che prevedeva circa 14 ettari di verde pubblico, e invece in questo piano di fattibilità della Roma questo viene assolutamente ridimensionato, viene praticamente ridotto, e ne parlo con quello che dice lo stesso Dipartimento Urbanistica. In un verbale dice che è stato ridimensionato il verde del piano particolareggiato, ma oltretutto è tutto frammentato. Poi vi dico i numeri, devo ritrovarli. È stato frammentato in tante, diciamo, anche campi sportivi, un anfiteatro, un parcheggio interrato multipiano con sopra una, virgolette, piazza per eventi. Questo per la parte principale che si chiama Parco Centrale. Ma è stato spacciato per Parco Verde
Anche l'anello che circonda lo stadio, che è assolutamente impermeabile perché sotto ci sono i parcheggi, dove per delle norme europee e norme del CONI e della sicurezza non possono esserci ostacoli visivi, che sarà recintato quando non ci sono eventi nello stadio. Cioè, praticamente si è ridotto quello che doveva essere davvero un polmone verde, che continuano a spacciare per tale, ma che tale non è. In pratica si contraddice, e qui è il punto, questa stessa giunta a gennaio, in occasione della conferenza per il piano di adattamento climatico di Roma, aveva parlato di sfide aperte per la messa in sicurezza degli spazi della città, raccontare le azioni già in corso, e parlava della forestazione in una sessione apposita come uno degli strumenti più importanti del contrasto dei cambiamenti climatici, nonché uno dei pilastri nell'ambito delle azioni di adattamento di Roma Capitale, annunciando un grande piano che punta a mettere a dimora 1 milione di alberi, con azioni che comprendono la ricostruzione di boschi come quello di Monte Antenne e anche Torre Spaccato, Casal Brunori e Pietralata. Cioè, nel giro di 3 mesi, dove era prevista una forestazione per l'inquinamento ambientale, è stato invece deciso che si poteva fare finta che ci fosse un parco dello stadio, che abbiamo visto un anello più impermeabilizzato, e un parco centrale, che abbiamo visto anche quello è spezzettato tra 1000 interventi, quindi non ha la continuità che sarebbe necessaria. Sintetizzo di più. Era praticamente una nostra richiesta all'Assemblea Capitolina, ma anche di altre realtà della zona, che fosse comunque permesso di mantenere la stessa quota di verde come quantità e come qualità, o al limite ricavandone anche altri spazi verdi nei dintorni, non è stato approvato. È stata poi con un emendamento fatto quelle famose generiche esortazioni che pensano di salvare il tutto, dicendo una progettazione che mantenga la continuità del verde, integrandolo con gli spazi pubblici, prevalenza dei caratteri naturalistici, cioè tutte diciamo raccomandazioni che, non avendo nessun elemento vincolante, non sarà possibile verificare se siano mantenute. Chiudo dicendo che è stato fatto, aperto il 7 settembre in Campidoglio, un dibattito pubblico sullo stadio, e sinceramente questa è stata una ulteriore delusione, perché praticamente a una domanda di un partecipante su che fine hanno fatto i 14 ettari che dovevano essere inseriti nel piano particolareggiato, è stato detto che il verde è distribuito in maniera diversa, ma sull'aspetto delle quantità sono analoghe alle previsioni precedenti. Addirittura un'altra dirigente ha parlato di dal punto di vista della ragioneria urbanistica, cioè si parla di ragioneria urbanistica quando, a fronte dei convegni sull'ambiente, eccetera, dice quell'area non è un'area verde pubblica, ma l'area di pertinenza perché delle precedenti edificazioni previste. Cioè, in realtà, in pratica hanno detto c'era del verde previsto nel piano particolareggiato, però noi, avendo tolto delle strutture direzionali per far posto allo stadio, il verde era standard di quelle strutture direzionali, quindi togliendole ci limitiamo a stabilire gli standard minimo sindacale previsti dalla legge della nuova realtà. Cioè, in pratica, quello che dice appunto lo stesso Dipartimento Urbanistica, che c'è la riduzione di superficie del verde urbano pari a 29.000 metri quadri, restano 54.000 metri quadri, invece nelle parole durante il dibattito pubblico diventano circa 5-600 metri quadri di verde in meno che verrà ricollocato. Allora, diciamo che il problema è questo: quando si parla delle proposte delle realtà produttive e dei costruttori, eccetera, si mantiene tutto fino all'arrivo subito, chiudo così si può collegare al acerbo, e si mantiene sempre il punto di diritti che magari sono stati ipotizzati decine di anni prima. Invece quello che si dice ai cittadini,
il verde, i servizi, eccetera, sono sempre rimessi in discussione, si possono cancellare con un colpo di spugna utilizzando questa ragioneria urbanistica. Quello che io dico è che uno che è stato eletto può anche fare delle scelte diverse da quello che ha detto nel programma elettorale, però deve giustificare davanti ai cittadini e deve metterci la faccia, perché uno dei problemi è proprio questa doppia faccia, che da una parte tutti sono ambientalisti, tutti sono ecologisti, tutti sono per la forestazione urbana, poi arrivata quando si trovano delle decisioni concrete tutto viene lì posto nel cassetto, rimane la ragioneria urbanistica. Grazie. Thank you.